Io sono Fabrizio Masucci, il direttore della Cappella San Severo. La Cappella San Severo è la casa del principe di San Severo e alle mie spalle ho proprio il monumento al principe Raimondo di Sangro. Raimondo di Sangro fece scrivere sulla sua tomba affinché nessuna generazione, nessuna epoca se ne dimentichi. E quindi noi sentiamo questo monito, questo desiderio del principe come un compito, come una missione vera e propria. Per me venire a lavorare qui ogni giorno è naturalmente una grandissima fortuna e me ne rendo conto, perché si è quotidianamente a contatto con la bellezza. La bellezza purtroppo è una cosa a cui ci abituiamo e devo dire capita anche a me alcune volte di abituarmi, ma fortunatamente ancora mi capita di passare accanto al Cristo velato e rimanere meravigliato esattamente come rimangono meravigliati i tanti visitatori che vengono a visitare questo luogo, anche perché come è noto la Cappella San Severo è ormai da anni il sito monumentale più visitato della città. Naturalmente per raggiungere questo obiettivo c'è stato bisogno di grande lavoro e di grande passione, una passione che naturalmente ci viene naturale considerato che a gestire questo luogo sono ancora oggi i discendenti del principe di San Severo. Ho cominciato a vivere quotidianamente questo luogo, la Cappella San Severo, a partire dall'età di 30 anni, anche se naturalmente questo luogo è stato nella mia testa, nelle mie orecchie per tutta la vita, sin da bambino, proprio perché la Cappella San Severo è un bene della mia famiglia e di altre famiglie discendenti del principe di San Severo. I primi anni in cui ho cominciato a frequentare quotidianamente la Cappella San Severo, devo dire che quotidianamente frequentavo anche archivi, biblioteche, quindi la mia è una passione che è nata proprio dallo studio. Poi naturalmente questa passione si è tramutata anche nella gestione proprio del bene monumentale, e questa gestione ha portato poi a rendere la Cappella San Severo il luogo più visitato di Napoli. E in questo luogo più visitato di Napoli c'è la scultura che è ormai simbolo di Napoli, il Cristo velato. Se vogliamo, il Cristo velato ha occupato un ruolo vacante a Napoli. Se pensiamo, ci sono città come Roma che hanno il Colosseo, Parigi che ha la Tour Eiffel, quindi hanno dei simboli che sono nell'immaginario di tutti i turisti. Napoli si caratterizzava e si caratterizza tuttora naturalmente per la sua bellezza diffusa, perché Napoli è una città che ha veramente una bellezza diffusa ovunque, per le strade e per i tanti monumenti anche molto particolari che ci sono. Ma adesso Napoli ha anche il suo simbolo, e il suo simbolo è sicuramente il Cristo velato, fatto a Napoli da uno scultore napoletano giovane, Giuseppe San Martino, che si è reso celebre grazie a questo capolavoro.